Berlusconi a Tan, una famiglia... Vabbè, non avete sbagliato canale, non siete su una rete francese, ma questi sono gli scherzi che possono, si possono combinare con l'intelligenza artificiale. Uno come me, che a malapena sa dire due parole in francese, diventa un perfetto conduttore in francese. È vero, professore? Professor Davide Bennato, che insegna sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Catania. Buongiorno. Buongiorno. Sì, effettivamente l'intelligenza artificiale è diventato uno strumento attraverso il quale è possibile, diciamo così, ampliare le nostre capacità di fare cose. Ormai esistono app che permettono di fare appunto il doppiaggio in tempo reale in un'altra lingua, la possibilità di essere sottotitolati sia in italiano che in altre lingue, quindi sicuramente ormai è diventato uno strumento alla portata di tutti e con una bassa barriera all'accesso, nel senso che basta avere un telefonino in alcuni casi che si possono fare delle cose veramente mirabolanti fino a qualche anno fa. Ecco, adesso abbiamo un secondo ospite che è da New York. Eccolo qua, è Pietro Schirano, che è fondatore di tutto quello che può fare in poche battute così l'intelligenza artificiale. Professore, però qual è l'oggetto vero, al di là dei soldi, no? Perché come calciatori è normale che ci si contenda un campione e uno offre di più, è normalissimo. È così. Però diciamoci la verità, qual è l'oggetto del contenuto? Cioè, è la preoccupazione che si stia andando troppo veloci, oppure la scoperta che in realtà questa intelligenza artificiale possa veramente sfuggirci di mano, cioè diventare qualcosa che poi noi non controlliamo? Perché, diciamolo banalmente, l'intelligenza artificiale non è altro che una serie di digitazioni che facciamo noi, le prepariamo prima, siamo noi che prepariamo, non è che c'è qualcuno, lo Spirito Santo, che si mette là. Però ci può essere la preoccupazione che qualcosa fugga di mano, oppure invece perché si va troppo veloci? Allora, il vero problema secondo me, e anche secondo diversi analisti che stanno cominciando a osservare quale potrebbe essere l'impatto sociale dell'intelligenza artificiale, è che è uno strumento troppo potente che non può essere lasciato in maniera indiscriminata nelle mani del mercato di massa. Ecco, questa è un po' la frase. Noi siamo stati abituati in questi ultimi tempi che qualunque innovazione tecnologica, i social, le app, eccetera, eccetera, possono tranquillamente avere un breve, come dire, dicono in gergo TTM, time to market, cioè sviluppato e subito lanciato sul mercato. In realtà l'intelligenza artificiale è uno strumento molto potente, molto capace di aggregare informazioni in maniera anche non prevedibile, per quanto siano comunque algoritmi e quindi procedure automatizzate, e come abbiamo visto nelle immagini, anche la possibilità di creare immagini, di creare video che non esistono, che non esistono, esatto. Quindi il vero problema è fino a che punto è legittimo far entrare un mercato di massa all'interno di questi strumenti che sono potentissimi. Noi abbiamo visto negli ultimi tempi una diciamo così, un'interferenza nella vita pubblica da parte dei social, che hanno un livello di, diciamo così, di intelligenza tecnica molto 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 basso. Se a questo associamo l'intelligenza, diciamo così, la capacità delle persone di utilizzare questi strumenti in maniera molto semplice, quindi una bassa competenza tecnica all'accesso, e in più la potentissima capacità di questi strumenti di manipolare le informazioni, che cosa succederà? Quindi è questo il vero punto del contendere. Ecco, penso che è a New York, è un po' l'epicentro, lì siete più avanti. Però la domanda delle domande è questa qua. Allora, abbiamo visto i rischi, i pericoli, le cose, eccetera, eccetera. Per che cosa la utilizzeremo? Allora, secondo me il settore più importante in cui si potrà utilizzare l'intelligenza artificiale è nell'ambito dei contesti professionali. Io confesso che non vedo l'ora e già sto cominciando a giocherellare con ChatGPT nella possibilità di analizzare i miei dati quando ce li ho in Excel, quindi già come se avessi un assistente digitale che mi dà una mano ad analizzare i dati quando faccio le mie ricerche. Quindi sicuramente sono degli strumenti che in ambito professionale daranno un boost, un'accelerazione delle competenze enorme. Mi faccio un esempio, scusi professore, non per sapere i fatti suoi, ma lei che fa? Gli parla o gli scrive? Allora, io gli do delle indicazioni chiedendo il suo punto di vista su dei file Excel che carico dentro il dispositivo. Ma per iscritto o per... No, per iscritto, scrivendo. Quindi gli chiedo... Do delle indicazioni. Mi dici che questa variabile o quest'altra variabile, secondo te, se possono essere incrociate, quindi, che tipo di risultato? Utile anche per la ricerca e per gli studi. Sono degli strumenti che trattano enormi quantità di informazioni. Quindi chiunque abbia un lavoro che ha bisogno di trattare informazioni, di avere filtri di molti contenuti,
contenuti, eccetera, eccetera. Sicuramente questi strumenti sono potentissimi, quindi sicuramente daranno un boost in ambito lavorativo. Ci aiuteranno per le cose che sono importanti, oltre naturalmente alle sue ricerche, la salute, per esempio, le malattie. Qualunque attività professionale. Una delle ultime notizie è che c'è stato, attraverso un'analisi dei dati ChatGPT, o diciamo sì, una variante di ChatGPT, è riuscito a identificare in anticipo delle avvisaglie di un tumore nei confronti di una persona che aveva chiesto una diagnosi. Quindi in realtà questi strumenti sono molto potenti, però come tutti gli strumenti potenti hanno bisogno di avere un consulting, cioè non essere lasciati nelle mani delle persone per diventare appunto nella fattispecie i medici di Google che vanno su Google e cercano informazioni, ma ci deve essere qualcuno accanto che gli dà una mano a interpretare queste informazioni. Un altro pericolo, Pietro Schirano da New York, venendo in studio. Già ci siamo in base alle fake news, non c'era bisogno dell'intelligenza artificiale, e così possono aumentare molto di più, no? Questo è il problema serio, nel senso che ovviamente l'indistinguibilità della capacità di produrre testi, immagini, foto e video che avranno questi strumenti è molto potente, ma io non la penso solo a livello macro, la penso anche a livello micro, nel senso, se io voglio prendere le foto di una ragazza che ha messo su Instagram e le voglio trasformare e voglio sovrapporre queste foto in un video all'interno di una situazione erotica o porno, lo si può fare, e questo è un problema serissimo, perché fa capire che questi strumenti in realtà non opportunamente, diciamo così, gestiti, quelle che possono essere delle opportunità si possono trasformare in dei problemi. Queste sono serie preoccupazioni. Quindi, come vedete, i fronti aperti sono diversi. L'ultimo che voglio chiedere, con una battuta, ci vorrebbe qua una trasmissione, ma non abbiamo il tempo, è la possibilità che ci sfuggano di mano, cioè che acquistino capacità, come si dice, sensoriale, sentano e decidano come nei film. Allora, per come ho visto che funzionano gli LLM, che è la parte, diciamo così, tecnico-scientifica che sta dietro questi strumenti, la risposta è no, perché questi qua continuano ad essere ancora dei giocherelli molto sofisticati, e quando fanno delle reazioni noi interpretiamo come intelligenti, ma in realtà sono molto tecnici e schematici. Quindi, per come la vedo io, ancora tutte queste cose della fantascienza, di Schirano autocoscienza. Schirano è d'accordo. Sono d'accordo. Adesso questi sistemi praticamente quello che fanno è solo prevedere la prossima parola. Questo ci rincuora, almeno un ventennio, noi siamo a posto. Professore, l'ultima cosa, abbiamo letto con la rassegna stampa che TikTok sta facendo concorrenza al commercio elettronico di Amazon e Walmart, o Walmart, come diavolo si dice. Che vuol dire? Vuol dire fondamentalmente che TikTok è diventata una piattaforma in cui le persone possono vedere direttamente i prodotti e poi direttamente lì acquistare in maniera impulsiva, quindi sicuramente molto più potente dei marketplace classici. Ah, più potente, eh? Fermiamoci qua, grazie, naturalmente la discussione continuerà nei prossimi mesi e anni, intanto abbiamo avuto una serie di informazioni importanti, abbiamo fatto anche un sorriso con il permesso dei nostri ospiti, Pietro Schirano di EverArt AI e del professor Davide Bennato. State con noi, tra poco, altri argomenti.